Grazie Presidente, trovo comunque sconcertante che in quest'Aula si continui ancora a discutere di questa proposta di legge senza prendere in considerazione minimamente ciò che sta avvenendo a Roma. Cioè noi non possiamo come classe politica continuare a fingere di nulla e continuare a non sentire il piede dello Stato che sta schiacciando la testa ai sardi. Quindi io invito davvero tutti i colleghi di uscire da questo stato di narcosi. Noi dobbiamo discutere di altro, non perché questa proposta di legge non sia degna, come tutte le proposte è degna di essere affrontata e discussa. Io mi sono già espressa, sono contraria e sinceramente non vorrei ancora perdere tempo a parlare di golf. Qui dobbiamo abituarci a capire quali sono le priorità che si presentano, le priorità politiche. Qui ci stanno togliendo la dignità prima di tutto il resto, quindi ci stanno togliendo la dignità di popolo, ci stanno prevaricando su tutto. Tutto questo sta avvenendo per qualche ragione, per cui come classe politica dovremmo cominciare a chiederci il perché, a porci qualche domanda. Forse le relazioni eccessive così di amicizia col governo di Berlusconi non ci hanno fatto bene, per cui oggi noi siamo privi di rappresentanza a Roma e come consiglio regionale in generale dobbiamo rigorosamente prendere posizione. Noi abbiamo il dovere, oltre che politico anche morale, di dare risposte ai sardi. Per cui io mi scuso anche con i colleghi riformatori, ma io questo dibattito lo rinvierei a dopo e sinceramente parlerei di altro. Noi non possiamo fingere di nulla, siamo una vergogna.